Sul finire degli anni 80 e inizi 90, il demone della droga ha coinvolto molti giovani e non solo, ma in questo scenario buio Don Tonino ha fornito loro una luce, fondando appunto la comunità Casa Accoglienza, che oggi porta il suo nome. Quindi quanto è stata importante quest'opera e qual è la sua storia? Sì, è stato importante il suo atto personale, tenuto conto che lui si è indebitato in prima persona per poter realizzare quest'opera. Lui ha comprato la Villa Iatta, una bella tenuta di 17 ettari di terreno, con una villa dove oggi i ragazzi risiedono e sperimentano questa opportunità di recupero che gli viene data. E lo ha fatto in prima persona, questo è importante, non si è avvalso di altri. Certo, è andato a chiedere il sostegno da parte di tutti, cosa che poi del resto è avvenuta. E lui ha realizzato quest'opera grazie anche poi all'associazione. E infatti lui si era riservato la nuda proprietà di questo immobile, dando l'opportunità all'associazione di avere un usufrutto che è durato 30 anni. Ma la cosa più bella è poi, dopo aver realizzato quest'opera, aver donato con il consenso dei suoi parenti la nuda proprietà alla diocesi. Oggi la diocesi è proprietaria dell'intero immobile e l'associazione Casa continua comunque ad esercitare la sua attività di recupero grazie a un contratto di comodato. Ma al di là degli aspetti tecnici, che sono diciamo aspetti così un po' burocratici, c'è da sottolineare tutta l'attività che è stata svolta in questi anni all'interno della comunità. Tantissimi ragazzi sono passati. Molti sono riusciti ad uscirne, ad uscire dal tunnel della droga, altri non ce l'hanno fatta. Però se pensiamo un attimo a quello che era stato il motto di Don Tonino, che secondo lui bastava che una sola delle persone venisse recuperata al mondo per giustificare tutti i suoi sforzi, pensiamo che davvero a distanza di 34 anni noi possiamo essere davvero. E lui sicuramente sarà soddisfatto e contento di questa sua realizzazione. Ecco, Don Tonino era molto affezionato a questa comunità Casa Accoglienza che oggi porta il suo nome. Ci passava intere giornate, ma quali sono i ricordi di lui e qual è soprattutto il messaggio che ha ancora custodito all'interno di quelle mura? Certo, negli anni 84, al momento della sua fondazione, io sono subentrato nelle attività prettamente operative soltanto dal 92, però mi raccontano che lui passava intere giornate lì in comunità e gran parte del suo tempo, della meditazione, della preghiera, la svolgeva anche all'interno della comunità a casa. E si racconta di un aneddoto particolare. Lui aveva un posto tutto suo dove andare a raccogliersi in meditazione. Era sotto una quercia particolare che aveva scelto perché gli dava sicuramente quella sensazione di serenità, quell'ombra magari indispensabile durante l'estate afosa per potersi ristorare. E qualche tempo, ma subito dopo la sua morte, questa quercia è stata folgorata da un fulmine. E distrutta, e noi di quella quercia oggi conserviamo i tronchi, perché da quei tronchi abbiamo realizzato gli altari da quali vengono celebrate le messe o comunque tutte le liturgie all'interno della comunità. E sicuramente questo è l'aneddoto particolare da ricordare, però per chi ha voglia di conoscere questa realtà e magari affacciarsi nella comunità, che ovviamente è aperta a tutti, può sicuramente respirare l'aria di santità in qualsiasi posto della comunità. Ci si accorge davvero della sua presenza anche al di là oramai dei 25 anni della sua morte. Dalla sua automobile, che custodiamo gelosamente come se fosse una reliquia per noi, ma tutti quanti gli ambienti, si respira proprio l'aria e il profumo della sua presenza.